Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Nella nostra prima lezione abbiamo richiamato brevemente la vostra attenzione sui tre principi inferiori che costituiscono l'uomo, ossia il corpo fisico, il corpo astrale e forza vitale o prana. E abbiamo anche accennato ai tre principi mentali che formano rispettivamente il quarto, il quinto e il sesto dei sette principi dell'uomo. Crediamo opportuno ripetere a questo punto l'enumerazione dei principi più alti. Quarto, mente istintiva. Quinto, intelletto. Sesto, mente spirituale. E settimo, spirito. Questa terminologia però non è molto soddisfacente, ma noi l'adotteremo in luogo di quella sanscrita che riesce meno accettata alla media degli studiosi occidentali. I tre principi più bassi sono più grossolani, ma gli atomi che li compongono sono naturalmente indistruttibili e passano da una forma ad un'altra continuamente. Ma questi principi, in rapporto all'ego, sono semplicemente cose da essere usate in connessione con una particolare vita terrena. Proprio come l'uomo adopera vestimenta, elettricità, calorico, eccetera. E non formano parte della sua vera natura. I quattro principi più alti, al contrario, compongono la parte pensante dell'uomo, per così dire la parte intelligente, ed anche il più basso dei quattro, la mente istintiva, concorre a formare la parte più alta dell'uomo. Coloro che sono a digiuno di queste teorie potranno ritenere assurda l'idea che la mente umana possa funzionare su più piani. Ma gli studiosi di psicologia hanno riconosciuto da lungo tempo le varie fasi della mentalità ed hanno emesso varie teorie al riguardo. Questi studiosi troveranno che soltanto la filosofia yogica può dar la chiave del mistero e coloro che hanno studiato la mente duale di alcuni scrittori occidentali troveranno più facile il concepire la possibilità di più che un solo piano mentale. A prima vista sembra che la parte cosciente, ragionante, della mente umana compia la parte maggiore del lavoro, se in vero non il tutto. Ma una piccola riflessione ci mostrerà che l'opera cosciente, ragionante, della mente è soltanto una piccola frazione del compito ad essa affidato. La mente umana funziona su tre differenti piani. Ogni piano fondendosi impercettibilmente in quello che gli sta vicino. Si può anche considerarla come un'unica mente che funzioni su tre diverse linee, oppure come tre menti fondentisi una nell'altra. Entrambe le vedute rispondono più o meno al vero, ma l'intera verità è troppo complessa per essere considerata dettagliatamente in una lezione elementare. Ciò che è necessario si è da fissarsi un'idea nella mente attorno alla quale poter poi riunire le future informazioni che ci verranno a riguardo. Noi toccheremo brevemente delle diverse menti o piani di lavoro mentale, cominciando dal più basso, ovvero la mente istintiva. Questo piano mentale noi lo condividiamo, almeno nella sua più bassa manifestazione, con gli animali inferiori. È il primo piano mentale raggiunto sulla scala dell'evoluzione.
Le sue fasi più basse si sviluppano lungo linee in cui la coscienza è scarsamente in evidenza, ma si estende da questo punto più basso fino alla manifestazione di un alto grado di coscienza. Infatti, quando questa mente istintiva comincia a fondersi nel quinto principio, è difficile distinguerla dalle forme più basse di questo piano. Il primo sorgere della mente istintiva può essere riconosciuto anche nel regno minerale, specialmente nei cristalli. Nel regno vegetale, poi, essa diviene sempre più evidente, tanto che le più alte famiglie di esso mostrano una rudimentale forma di coscienza. Indi, nel mondo degli animali inferiori, si vedono sempre maggiori manifestazioni di mente istintiva, dall'intelligenza quasi simile alle piante, delle forme più basse, fino a raggiungere un grado quasi uguale a quello delle forme inferiori della vita umana. Poi, fra gli uomini, noi la vediamo confondersi gradualmente nel quinto principio, l'intelletto, fino a che, nelle più alte forme dell'uomo odierno, noi vediamo il quinto principio, l'intelletto, controllato fino ad un certo punto e subordinare a sé il quarto principio, sia saggiamente oppure erroneamente. Ma ricordate che anche la più alta forma dell'uomo porta con sé il quarto principio, la mente istintiva, e in vario grado la usa o è usato da essa. La mente istintiva è molto utile all'uomo, al presente stato del suo sviluppo. Egli infatti non potrebbe esistere come essere fisico senza di essa. E può farsene un molto utile servo se egli la sa comprendere. Ma guai a lui se le permette di dominarlo e di usurpargli le prerogative che appartengono al suo più elevato fratello. A questo punto dobbiamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che l'uomo è un essere in corso di sviluppo e in nessun modo un prodotto ultimato. Egli ha raggiunto il suo presente stadio dopo un penosissimo viaggio. Ma esso è appena all'alba ora e il suo pieno meriggio è ancora molto lontano. Il quinto principio, l'intelletto, si è sviluppato fino ad un certo grado, specialmente nelle persone più avanzate dei nostri tempi, ma presso molti lo sviluppo è appena cominciato. Molti uomini sono ancora qualche cosa di poco più elevato dell'animale e le loro menti funzionano quasi esclusivamente sul piano istintivo e noi tutti, salvo poche eccezioni altamente sviluppate, abbiamo bisogno di star bene in guardia se non vogliamo permettere alla mente istintiva di prendere il sopravvento su di noi. La fase più bassa dell'opera della mente istintiva assomiglia all'azione che si manifesta nel regno vegetale. Il lavoro che si compie nel nostro organismo è affidato a questa parte della nostra mente. L'opera costante di rinnovamento e di riparazione delle nostre cellule, la digestione, l'assimilazione, l'elevazione, eccetera, sono compiute da questa parte della mente e sotto il livello della nostra coscienza. Leggete nel nostro libro dal titolo La respirazione e la salute, quanto fu detto sul meraviglioso processo della circolazione del sangue e sulla sua purificazione. E cercate di riconoscere l'opera meravigliosa che anche questa parte più bassa della nostra mente sa compiere. Ancor più abbiamo parlato della sua opera meravigliosa nel nostro Hatha Yoga o l'arte di star bene. Ma ogni trattato di fisiologia vi darà una chiara idea della sua azione, quantunque la scienza ufficiale non si occupi di studiare la causa che sta dietro di essa. Questa parte di lavoro della mente istintiva è compiuta a dovere negli animali,
nelle piante ed anche nell'uomo, ma fino a che in lui non si sviluppi l'intelletto, poiché allora questo comincia a mischiarsi all'opera che appartiene a quella parte della mente, mandandole pensieri di timore, suggestioni avverse, eccetera, fino a che riesce ad intralciare la sua opera. Questo però è un turbamento temporaneo, poiché appena l'intelletto si sviluppa un poco più oltre, comincia a riconoscere il suo errore, pensa a porvi riparo e a prevenire il suo rinnovarsi. Ma questa è solo una parte dell'opera della mente istintiva. Come l'animale progredì sulla scala dell'evoluzione, certe cose divennero necessarie alla sua difesa e al suo benessere. Esso non poteva ragionare su queste cose. Così questa meravigliosa intelligenza dimorante, inconsciamente, nella mente istintiva, si sviluppò fino a che fu capace di afferrare e superare la situazione. Essa fece sorgere l'istinto combattivo nel bruto per la conservazione, e questa azione della mente istintiva, molto buona per i suoi fini ed essenziale per la conservazione della vita dell'animale, è ancora in noi ed occasionalmente si proietta entro le nostre menti con un sorprendente grado di forza. Vi è ancora una grande parte dello spirito di combattività animalesco in noi, sebbene ci siamo sempre sforzati di dominarlo e trattenerlo, grazie alla luce ottenuta dallo svilupparsi delle nostre facoltà più elevate. La mente istintiva insegna agli uccelli il modo di costruirsi il nido, come emigrare all'avvicinarsi dell'inverno, ad altri animali come passare l'inverno letargo, e mille altre di queste cose ben note agli studiosi di storia naturale. Essa ci insegna il modo di compiere molte cose che noi pratichiamo istintivamente, come pure essa si assume compiti che noi abbiamo presi per mezzo dell'intelletto e che poi passiamo ad essa per compierli automaticamente o quasi. Ed è meraviglioso il vedere come molti dei nostri atti giornalieri si compiano sotto la direzione della nostra mente istintiva, soggetti puramente ad una graduale sorveglianza dell'intelletto. Quando noi impariamo a far cose a memoria, noi realmente ce ne rendiamo padroni sul piano intellettuale e poi le trasmettiamo al piano istintivo della mente. La donna con la sua macchina da cucire, l'artefice con i suoi strumenti, il pittore con il suo pennello, tutti trovano nella mente istintiva un buon amico. Infatti l'intelletto si stancherebbe subito se avesse questi compiti da imparare giornalmente. Notate la differenza tra l'imparare a fare una cosa e il farla dopo che si è appresa. Queste manifestazioni della mente istintiva sono certamente fra le più alte fasi e sono largamente dovute al suo contatto con l'intelletto che si sta sviluppando. La mente istintiva è anche la mente abituale. L'intelletto passa a questa un'idea ed essa, dopo qualche tempo, la esegue fedelmente se non è corretta o sviata dall'intelletto stesso. La mente istintiva è uno strano magazzino, pieno di ogni genere di cose ricevute da fonti svariatissime. Essa contiene molte cose ricevute in eredità, altre si sono sviluppate entro di essa e i suoi semi magari erano stati piantati al primo impulso dell'evoluzione della vita umana. Altre cose essa ha ricevuto dall'intelletto, ivi comprese le suggestioni degli altri e le onde pensiero sprigionate da altre menti che hanno preso l'alloggio nei corridoi del suo cervello. Ogni sorta di sciocchezze ed anche di sapienza si trova in essa. Noi parleremo di questo piano mentale nelle future lezioni, nei capitoli che trattano della suggestione, dell'autosuggestione, del potere pensiero, eccetera. La mente istintiva
manifesta vari gradi di coscienza, dalla quasi assoluta incoscienza fino alla coscienza semplice degli animali più sviluppati e delle più basse forme dell'uomo. L'autocoscienza viene all'uomo con lo sviluppo dell'intelletto, ma di essa parleremo a tempo opportuno. Questo graduale sviluppo della coscienza è una parte molto importante e molto interessante del soggetto che abbiamo impreso a studiare, e di esso parleremo in differenti momenti di questo corso. Prima di passare al prossimo principio, dobbiamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la mente istintiva è la sede degli appetiti, delle passioni, dei desideri, degli istinti, dei sentimenti e delle emozioni di ordine inferiore che si manifestano nell'uomo e negli animali. Naturalmente vi sono più alte idee, emozioni, aspirazioni e desideri che raggiungono l'uomo avanzato, provenienti dalla sua sviluppata mente spirituale, ma i desideri inferiori, i sentimenti e le emozioni ordinarie appartengono alla mente istintiva. Tutti i sentimenti che appartengono alla nostra natura passionale ed emotiva appartengono a questo piano. I desideri fisici come fame, sete, le passioni come amore fisico, odio, invidia, gelosia, eccetera, sono una parte di essa. I desideri per le cose materiali, a meno che non servano per raggiungere scopi elevati, appartengono a questo piano. Questo è il più grossolano dei tre principi mentali ed è quello che più ci lega alla terra e alle passioni terrene. Ricordatevi che noi non intendiamo con questo condannare le cose materiali o terrene. Esse sono tutte buone al loro posto. Ma l'uomo, nel suo sviluppo, comincia a vedere che esse sono soltanto mezzi ad un fine, un passo nell'evoluzione spirituale. E con più chiara visione, egli cessa di essere troppo strettamente legato al lato materiale della vita e invece di ritenerlo come scopo e fine di tutte le cose, riconosce che è soltanto un mezzo per raggiungere una più alta meta. Molti istinti dei bruti sono ancora in noi ed anche molto evidenti nelle persone poco evolute. L'occultismo insegna a piegare e a controllare questi istinti inferiori e a subordinarli ai nostri più elevati ideali. Dunque, non scoraggiatevi, cari studiosi, se trovate ancora in voi molto di questo istinto animale. Non è un segno di male o di cattiveria, anzi, il riconoscere ciò è un segno che lo sviluppo è già cominciato, poiché queste cose erano in voi e non ancora riconosciute per quello che sono, mentre ora sono vedute e riconosciute ad un tempo. E conoscenza vuol dire poter imparare a riconoscere ciò che ancora rimane in voi della natura bruta e diventarne il domatore di queste bestie selvagge. I principi più alti non otterranno sempre la vittoria, ma pazienza, perseveranza e fiducia vi renderanno più facile il compito. Queste cose brute erano tutte buone al loro tempo. L'animale aveva bisogno di esse. Esse erano buone per lo scopo cui erano dirette. Ma ora che l'uomo si è avanzato sul sentiero dello sviluppo, egli possiede una più chiara visione ed apprende a subordinare la parte inferiore di sé a quella superiore. Gli istinti inferiori non sono stati impiantati nella nostra natura dal demonio. Essi vennero onestamente in noi. Essi ci vennero nel processo dell'evoluzione come cose giuste e al loro posto, ma ora sono largamente sorpassate e debbono essere abbandonate. Quindi non temete di questa eredità del passato. Voi potete metterla da parte o sottometterla ad un ideale più elevato, man mano che vi inoltrerete sul sentiero dello sviluppo. Non disprezzatele, quantunque ora le abbiate poste sotto i vostri piedi.
Esse sono i gradini merce cui avete potuto raggiungere il vostro presente stato e per mezzo dei quali salirete a sempre più grandi altezze. Noi ora raggiungiamo quel principio mentale che distingue l'uomo dal bruto. L'uomo condivide con le forme inferiori di vita i primi quattro principi, ma quando il quinto principio comincia a spiegarsi, egli raggiunge uno stadio importante del suo viaggio lungo il sentiero dello sviluppo. Egli sente la sua umanità manifestarsi dentro di sé. Ricordate però che non vi è nessun violento cambiamento né mancata distinzione nel passaggio della coscienza dal quarto al quinto principio. Come abbiamo già detto, questi principi si fondano uno nell'altro e il loro passaggio è graduale, così come avviene per i colori dello spettro. Man mano che l'intelletto si sviluppa, esso comincia ad illuminare i quattro principi inferiori ed arricchisce di ragioni la vita istintiva. La coscienza semplice si fonde nell'autocoscienza. Prima che il quinto principio sia sviluppato, l'essere che possiede i primi quattro ben sviluppati ha passioni ma non ragione, emozioni ma non intelletto, desideri ma non una volontà ragionatrice. È l'addormentato che attende la mano amica che venga a svegliarlo dall'incantesimo del sonno profondo, è il bruto che attende colui che lo trasformerà in uomo. In alcuni animali inferiori, il quarto principio nel suo pieno sviluppo ha cominciato ad attirare a sé le ombre inferiori del quinto principio e allora si comincia ad avere i primi segni di deboli ragionamenti. D'altra parte, in alcune forme inferiori dell'uomo, nei selvaggi ad esempio, il quarto principio è ancora così scarsamente colorato dal quinto che l'uomo è poco al di sopra del bruto. Infatti, molti animali domestici che sono stati per molte generazioni in stretto contatto con l'uomo civilizzato sono, sotto certi riguardi, più sviluppati di lui. Il primo segno di un vero sviluppo del quinto principio è il sorgere dell'autocoscienza. Ma per comprendere meglio ciò, vediamo che cos'è realmente la coscienza. Negli animali inferiori vi è ben poco di ciò che noi chiamiamo coscienza. Essa non è che qualche cosa di poco superiore alla sensazione. La vita, nei suoi primi stadi, è pressappoco automatica. La mente si manifesta quasi interamente lungo linee subconsce e soltanto in quelle linee che si connettono con la vita fisica dell'animale, la soddisfazione dei suoi primitivi bisogni. Dopo un poco, questa coscienza primitiva si sviluppa in ciò che gli psicologi chiamano coscienza semplice. Coscienza semplice è un divenir consci delle cose esteriori, una percezione ed una ricognizione distinta delle cose oltre il proprio sé. L'attenzione è rivolta coscientemente all'infuori. L'animale o l'uomo primitivo non può pensare alle sue speranze, ai suoi timori, alle sue aspirazioni, eccetera, e paragonarli con i pensieri simili di altri della sua specie. Esso non può rivolgere il suo pensiero verso l'interno e meditare sovra soggetti astratti. Esso accetta, semplicemente, le cose come sono e non si preoccupa di trovare soluzione ai suoi problemi interiori, poiché esso non sa che questi problemi esistono. Col sorgere dell'autocoscienza, l'uomo comincia a farsi un'idea del suo io, comincia a paragonare se stesso con gli altri e a ragionarvi sopra. Egli si fa un patrimonio mentale e tira le conclusioni da ciò che trova nella sua mente. Comincia a pensare a sé, ad analizzare, classificare, separare, dedurre, eccetera. Man mano che progredisce, comincia a pensare da sé, passa nuove e fresche cognizioni alla sua mente istintiva,
comincia a fidarsi della sua propria mente piuttosto che accettare ciecamente ciò che può avvenirgli dalle menti altrui, a creare da se stesso e non è più un semplice automa mentale. Dal semplice barlume di cosciente intelligenza siamo saliti alle più alte intelligenze dei nostri giorni. Un moderno scrittore ha espresso efficacemente questo sviluppo con le parole che seguono. Durante lunghi secoli sul piano generale della coscienza del sé, un'ascesa graduale all'occhio umano, ma rapida dal punto di vista dell'evoluzione cosmica, è stata effettuata. In una razza del grosso cervello che cammina eretta, che vive in società brutale, ma rende tutti bruti, uomo in apparenza ma non di fatto. Dalla forma più alta di coscienza semplice si è sviluppata la fondamentale facoltà umana dell'autocoscienza e con essa il linguaggio. Da questi e da tutto quello che ne derivò, attraverso la sofferenza, la pena e la lotta, attraverso le barbarie, la bestialità, la ferocia, attraverso le infinite conquiste e le innumerevoli sconfitte, attraverso la schiavitù, la fatica, lo sforzo incessante, attraverso età di semi-brutale esistenza con bacche e radici per cibo, attraverso l'età della pietra, la dimora nelle foreste cibandosi di noci e semi, sulle rive dell'acqua, cibandosi di molluschi, crostacei o pesci, attraverso quella che fu forse la più grande delle vittorie umane, la soggezione del fuoco, attraverso l'invenzione dell'arco e della freccia, l'addomesticamento degli animali e la loro sottomissione al lavoro, attraverso lunghe esperienze che portano alla coltivazione del suolo, alla costruzione di case con mattoni cotti al sole, attraverso la lenta formazione degli alfabeti e all'evoluzione della parola scritta, in breve, attraverso migliaia di secoli di sviluppo della vita umana e di umane aspirazioni, si sviluppò il mondo umano, quale esiste intorno a noi e dentro di noi oggi, con tutti i suoi possessi e le sue conquiste. L'autocoscienza è una cosa facile a comprendersi, ma difficile a definirsi. Uno scrittore l'ha ben definita, ma soltanto con l'aiuto dell'autocoscienza può conoscere che con la coscienza una creatura può conoscere. Con questo sviluppo dell'intelletto venne il principio di tutte le meravigliose conquiste della mente umana dell'oggi. Ma per quanto grandi siano queste conquiste, esse sono un nulla a paragone di ciò che la nostra razza può raggiungere. L'intelletto umano progredirà sempre di vittoria in vittoria, quando comincerà a ricevere sempre maggior luce dal prossimo più alto principio, la mente spirituale, esso compirà cose che non sono state nemmeno sognate. Eppure, povero mortale, ricordati che l'intelletto è il terzo dei più alti principi mentali. Ve ne sono altri due che sono tanto al di sopra dell'intelletto quanto questo è al di sopra della mente istintiva. Ma non fate un dio del vostro intelletto, non permettete che l'orgoglio dell'intelletto vi accechi. L'importanza del risveglio dell'autocoscienza può essere riconosciuta più chiaramente quando vi diremo che la dottrina occulta asserisce che una volta che l'io sia stato sentito e riconosciuto, la vera vita dell'anima risvegliata comincia. Noi non ci riferiamo alla vita che viene dopo il risveglio spirituale, che è uno stadio ancora più alto, ma al risveglio mentale dell'anima, alla coscienza dell'io. Questo è lo stadio in cui l'ego bambino comincia la sua esistenza risvegliata. Prima di questo tempo, esso è stato sonnolento, vivo ma non cosciente di sé. Ed ora è il tempo delle doglie del parto e la nascita è prossima. L'anima deve incontrare nuove condizioni e superare molti ostacoli prima di poter raggiungere la maturità spirituale.
Molte esperienze dovrà subire, molte prove dovrà sopportare, ma il progresso non si arresterà più. Qualche volta potrà essere arrestato, potrà sembrargli anche di retrocedere, ma gli ostacoli sono tosto sormontati e l'anima riprende di nuovo la sua marcia in avanti. Non vi è mai un reale regresso sul sentiero, e per quanto lento possa sembrare il progredire, ognuno di noi si muove sicuramente in avanti. Avevamo sperato di raggiungere la trattazione del sesto principio, la mente spirituale, in questa lezione, ma ci accorgiamo di non avere spazio sufficiente a nostra disposizione e così dobbiamo rimandare la trattazione di questo soggetto, tanto importante, come pure quello del settimo principio, lo spirito, alla prossima lezione. Noi siamo consci del vivo desiderio dei nostri studiosi di andare avanti e cerchiamo di non spendere tempo inutile, ma vi sono certe verità fondamentali che debbono essere ben comprese prima di osare di fare un altro passo in avanti. Vi sono varie lezioni da ricavare dai due soggetti, mente istintiva e intelletto, e questo è un luogo buono, come qualunque altro, per parlare di essi. Una di queste lezioni è che il risveglio dell'intelletto non fa necessariamente di una creatura un essere migliore nel senso di essere buono. Mentre è vero che lo sviluppo di un principio o di una facoltà dà all'uomo una tendenza sempre maggiore verso l'alto, è ugualmente vero che alcuni uomini sono così strettamente avvolti nelle pieghe degli abiti animali, così sprofondati nel lato materiale delle cose, che il risvegliato intelletto non serve che a dare ad essi maggiori poteri per soddisfare le loro basse tendenze ed inclinazioni. L'uomo, se vuole, può sorpassare il bruto in animalità e scendere a profondità a cui l'animale non può arrivare. La bestia è guidata da solo istinto e le sue azioni, così suggerite, sono perfettamente naturali e l'animale non è biasimato per seguire gli impulsi della sua natura. Ma l'uomo, nel quale l'intelletto si è sviluppato, conosce che è contrario alla sua più alta natura il discendere al livello delle bestie, eppure esso scende, anche molto più basso. Egli aggiunge ai desideri del bruto l'agilità e l'intelligenza che ha acquistate e deliberatamente prostituisce il suo più alto principio allo scopo di soddisfare gli istinti animali, ingranditi. Ben pochi animali abusano dei loro desideri. È lasciato all'uomo di far ciò. Più alto è il grado di sviluppo dell'intelletto nell'uomo e più grandi sono le profondità delle basse passioni, degli appetiti, dei desideri. Egli crea realmente nuovi desideri animaleschi o piuttosto crea da se stesso edifici sulle basi dell'animalità. Non è necessario per noi dire che tutti gli occultisti sanno che una tale creazione apporterà certe conseguenze che l'anima dovrà faticare molti anni a demolire. Il suo progresso ne viene ritardato ed essa dovrà rifare il cammino della liberazione insieme alle nature basse delle creature poco sviluppate, avendo un carico addizionale sotto forma di orrore per la coscienza dell'ambiente, mentre i suoi compagni di viaggio, che vi si trovano allo stato naturale, non hanno questa coscienza e per conseguenza non ne soffrono. Se voi potete immaginare un uomo civilizzato, raffinato, che sia costretto a vivere fra gli abitatori delle foreste australiane per molti anni, con piena coscienza di ciò che ha perduto, potete farvi una debole idea del fato che è riservato a coloro che deliberatamente prostituiscono i loro alti poteri nel soddisfacimento di scopi e desideri bassi. Ma pure per tali anime verrà col tempo la redenzione. Stia in guardia la vostra più alta natura e rifiuti di lasciarsi riportare indietro nella vita animale ormai sorpassata. Tenete il vostro sguardo rivolto costantemente verso l'alto e fate che il vostro motto sia sempre avanti. La natura inferiore può richiamarvi all'indietro, ma la mente spirituale vi porgerà sempre la sua mano soccorritrice e vi sosterrà, solo che voi abbiate fede in essa.
L'intelletto sta fra i due e può essere influenzato dall'uno o da entrambi. Fate la vostra scelta, anime doloranti. L'aiuto è dentro di voi. Cercatelo e rifiutatevi di lasciarvi tirare indietro, dentro nel fango della mente animale. Manifestate l'io che sta dentro di voi e siate forti. Voi siete un'anima immortale che si muove sempre in avanti, a cose ognor più grandi. La pace sia con voi.